Ciao, eccomi di nuovo qua. Mi mancate così tanto che ho pensato di tornare a trovarvi. Vi voglio trasformare in piccoli giornalisti. Eh sì, ho deciso di farvi realizzare un'intervista. Sapete cos'è un'intervista? Un'intervista è un colloquio, cioè un dialogo tra due persone, una che intervista appunto il giornalista che fa delle domande. E un'altra persona, l'intervistato, che risponde alle domande. Ho pensato questo perché si sta avvicinando la Pasqua e sarebbe bello se voi faceste appunto un'intervista, delle domande a vostro nonno o alla vostra nonna, per scoprire com'era la Pasqua quando loro erano bambini. Che ne pensate? È una bella idea? Certo, se non avete la possibilità di intervistare il nonno o la nonna, va bene anche intervistare la mamma o il papà, non vi preoccupate. Ad ogni modo, se il nonno e la nonna non sono con voi nella stessa casa, prendete il telefono e... Ciao nonna! Ascolta, posso farti un'intervista? Per la mia scuola ho bisogno di fare delle domande che poi dovrò trascrivere nel mio diario dei ricordi. Ti va? Sì, grazie nonna. È tanto semplice. Suggerimento. Dovete prendere prima il vostro diario dei ricordi, perché è lì che noi andremo a scrivere, o meglio a trascrivere, la nostra intervista. Metteremo un titolo che sarà C'era una volta la Pasqua. Anch'io vorrei sentirmi giornalista e fare un'intervista, ma qui a casa non c'è nessuno. Ho un'idea. Utilizzerò il mio amico Gufetto. Facciamo finta che questa sia mia nonna. Ciao nonna, ti va di fare un'intervista? Ho bisogno di farti delle domande. Ma certo. Benissimo, allora prendo il mio diario dei ricordi e ti leggo le domande. Quando eri piccola, quali dolci si preparavano nel periodo di Pasqua? Bla 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 bla. Sì, un attimo, nonna, devo prendere appunti. E voi prendete nota. Passate poi alla seconda domanda. Nonna, cosa si mangiava il giorno di Pasqua? Bla 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 bla. Sì, un attimo, nonna, devo prendere appunti. E quindi farete quattro domande, solo quattro. Prendete appunti e l'intervista è fatta. Ringraziate. Nonna, sei stata tanto carina e utile. Grazie. Prego, prego. Benissimo. E l'intervista è completa. Non vi resta che rielaborare i vostri appunti, cioè trascriverli per bene sul vostro diario dei ricordi. E vi raccomando, una volta terminata l'intervista e una volta trascritte le risposte, non vi dimenticate di fare un bel disegno. Baci, baci, buon divertimento! E poi voglio leggere le vostre interviste, eh!